Pronto? Ci sta una medea per cortesia. Chi è? Sono io. Buonasera, sono un amico. Cadono in mia valigia con tutti i documenti e stai vinda Ah, mi fa piacere. Come posso fare per averla? macchina. Ci ha a zona loro locale o ci a zona Mondragone? Dove No, Aro preferisce no. preferite? Oggi proprio non è la giornata perché sono un po' fuori zona. Se è per domani sono a disposizione. Allora ci verremo rimane proprio ad annanzo locale. Ma buono, a che Così. ora? Una volta 3-4. Va bene, A grazie. me te. Dimmi. Sei uomo di mondo, ma raccomanna. Non ti preoccupare. Perché sennò con mamma fatta la macchina, con mamma Non fatto ti preoccupare. locale, con No, mamma mi fatta la ascolti. casa, continuiamo, eh? Quindi. Non ti preoccupare. Ok? Comunque tengo pedina. Non ti preoccupare, non è il caso che fai. Per me è una cortesia che mi state usando perché l'hai visto, non ci sta niente di che. Sono tutti documenti che mi interessano, sono tutte carte che mi interessano, A non me ti ne è preoccupare. cortesia, non ne faccio, dice campo. Bene, ok. Quindi rimane, viene con contante. Va buono. 4.000. Per la busta. E per stare quieto in futuro. Perché se no facciamo macchina, locale, casa e continuiamo. Ma io non ce la faccio a recuperare questi soldi. Non me già fai. Veramente, non ce li ho questi soldi. E diamo, mo mia favalla con questi camma e a visitare pure a casa a cassa e voltorni. Eh? O figlia, Eschidella, sta sempre su lisse, cose, figli, tu ne sai molte cose. Sì, lo so, hai ragione, tutto quello che vuoi tu, però io non ho tutta questa possibilità, quando è veri Dio, sono un casotto che a banca, sono provato A ad buongiorno, attraversare un periodo. miseria, che abbiamo No, controllato tutte cose. ti giuro, non sto piangendo miseria, sto dicendo la pura e vera verità. Quando è veri Dio. Sull'onore, guarda. 3-5. Ma senti, non ce la faccio proprio a recuperare A questi voi allora un soldi. buon niente, a ciao, ci sentiamo. Ma ti prego, guarda, ascoltami, Ehi. veramente. Non ce la faccio quando è vero Dio. Sì, no, io non faccio per beneficenza. Fa Sì, signore, lo so, non, quello però che ci vuoi, sta. tu vira chi te la fa prestare e poi ci dai. Se no, ti potremmo prestare stesso noi e facciamo una piccola cambialetta. Ma guarda, mi stai mettendo veramente. Mi puoi dare un po' di tempo? Non ce la faccio, ti giuro sui figli miei, quando è per Dio. Trovo un po' di tempo, 10 minuti. E allora faccio in 10 minuti, che faccio in 10 minuti? Ma ne fa niente, io a pensare solamente, a pensare a decidere a fare l'uomo, non è che a fare, che a pensare, mica a fare una rapina per pigliare i soldi, sono 3.500, mica No, sono ma non, 40.000 quando è euro. vera Madonna, ti giuro, non ce l'ho Ti quando è avessi chiesto secondo. 40.000 euro, dici, ah, boh, che sono 40.000 euro, 3.500 euro sono zuzzus. Ma io non ho questa possibilità, io faccio l'infermiere, tutto il problema, la macchina tengo accattato con un finanziamento e sto pagando 250 euro E al mese. chiama, te l'hanno fatta trovare senza niente la macchina, tu pensi che le trovate tu per bravurato, chiama belli, chiama belli. Ma quella bravura, io non sono nessuno E bravo. perciò, siccome te l'hanno fatta trovare oppure allora da voto ne o c'è una piana da voto? Ma non è questo il discorso Ma che sto non è questo e dicendo. non è quelli, troppo tempo al telefono, un bozzo Vabbè, stacca, stammi hai ragione. intercettata, allora che buffa. No, vabbè, allora chiudi il telefono, non ti preoccupare, ma no, non ce la faccio subito. Dammi un po' di tempo, ti prego. Mezz'ora. Non ce la faccio, fammi Sì, mettere mente locale. i rimane 4 puntuali, stongo fuori Giamaica. Si ti trova bene e si non ti trova peggio per te. Usa ci fa bello delinquente? Antonio! Fabio, Andò un bastardo. chi sta telefono, ha indossato di famiglia proprio. Sente Caterica, andò. Devi vedere, poi dopo ti spiego, Vai, vai, parliamo continua, dopo, vai, bravo. grazie. Allora, adesso io lo richiamerei subito perché il poverino sta male. Sì, insisti, dici che il tempo è Lo scaduto, vai. sgamerei immediatamente. Vai, chiamiamolo subito e poi facciamo. Pronto? Si indica con un momento a tu, Antonio Nepote. No, no, aspetta, non fare così, mi piace. Se è una cosa che devi fare, ti No, prego, fallo. io già sto qua fuori a tu, Antonio Nepote. No, lascia Voi stare, siete un po' di lascia. Amede? Mi dico che avete ringraziato il vostro zio al telefono. Amedeo, Ui, Amede, Amede, ma chi smuo rangul? Ma chi mi ha mandato qua fuori? Ma io non, cioè, a me mi sta stare andando, ma da lo amici.
Ma io non lo so, questo qua fuori, mo sta fuori una ragazza, sta facendo un bordello da 2 anni, so da me. Antonello? Amedeo, ma Antonello che cosa? Cioè, fammi capire, tu facci tutta l'andello e mi metti per me in mezzo, fuori un magazzino, sta... Antonello, non ti ho messo niente in mezzo, santo Dio, non ti ho messo niente in mezzo. Amedeo, ma questo fuori il mio negozio, che ci fa? Cioè, da me che vuole? Spiegami. Antonello, aspettami un attimo, me lo ripassi un attimo, per favore. Ma te lo ripasso, aspetta un attimo. Pronto? Senti, mi puoi dare un po'... Pronto? Sì, sì, te sento, te sento. Allora, lascia stare Antonello, che c'entra Antonello mio nipote, scusa. Allora ne abbiamo da, ci abbiamo, sì, vabbè, abbiamo un appuntamento. E allora di Na capito. Andò, na capito, diamo ringello tu. No. Amedeo. Oui. Amedeo, è uno scherzo, stai su Radio Mare. E fatto giallo, e fatto giallo, e fatto giallo. Non ho il coraggio. Pronto? Antonio? Ma come l'hai chiappato Antonello, poi scusa? Io? Signor Amedeo, è uno scherzo organizzato da Antonio, lei è su Radio Marte. Grazie ragazzi, siete fantastici, però per la Madonna me l'avete fatto fare tutto. Ci dispiace moltissimo, signora Amedeo, però è suo nipote che ci ha istigato. Vabbè, non fa niente, siete belli tutti quanti. Venite a Giamaica a scena da me stasera, vi aspetto. Va bene, grazie mille. Ciao, invita tutti, invita tutti i marziani. Va bene, se lo merita, se lo merita. No, tutti gli ospiti, ho avuto 3 rapine. Non ti preoccupare, pavam, ci sta problema. Ma pure ospite. Vabbè, grazie Amedeo, a presto. Ciao Antonio. 3-5 cacciace, ma ti prego, guarda, ascoltami veramente.